visto che una settimana particolare è stata un po' atipica per il fatto di giocare il lunedì sera, quindi un programma di lavoro, si è fatto spesso allenamento il mattino, ha spesso dovuto utilizzare il sintetico in questa settimana. Ti era stato un problema dover per tanti giorni così sintetico, visto che abbiamo molti giocatori che sul sintetico comunque Cordia e Sì, altri fanno fatica. la settimana è stata lunga, è tuttora lunga perché siamo ancora a sabato, giochiamo lunedì sera, quindi giocare lunedì era la cosa più negativa, però ovviamente siamo quello che dicono le televisioni, però no, la settimana l'abbiamo fatta sul sintetico spesso perché comunque giochiamo sul sintetico a Novara, per cui mi sembrava insomma corretto e giusto. Al di là che però su questo terreno è chiaro che ci sono dei ragazzi che magari possono un po' soffrire, no? Però insomma il lavoro è andato bene, devo essere sincero, i ragazzi si sono allenati comunque bene e poi del resto abbiamo questa superficie, come dissi, era giusto anche un po' adattarci, no? Era una cosa scontata che avremmo fatto allenamento sul sintetico. Però, Sei una medica che l'hanno soddisfatto, Sì, nonostante sono soddisfatto, bene, insomma, i ragazzi molti hanno recuperato, insomma, vedo, ho visto recuperato, diciamo, recuperato, perché in generale Cordia ha più giorni di allenamento sulle gambe, anche se magari oggi non l'ha fatto, qui dentro ha fatto un lavoro differenziato, ma comunque sempre importante. Poi Sogghigna lo stesso, non ha avuto insomma, problemi oggi, Sogghigna. visto che mancava No, mancavo però comunque qualche cosa. perché lavorando 2 o 3 volte di seguito, 3 volte di seguito sul sintetico fa un po' fatica, l'ha detto lui, comunque in ogni caso è un ragazzo che va gestito, per cui Ma non è a rischio però, pensiamo di fare. No, 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 non è rischio, no, no, lui ricordo che è domani. No, disponibile. sì, sono disponibile, no. Infatti domani loro faremo allenamento qua e quindi la rifinitura qua a questo centro, per cui domani ci saranno a disposizione i ragazzi. E chi è che non abbiamo solo recuperato? Vabbè, l'ASIC, Zambelli che sappiamo manca poco, speriamo non molto, però non manchi molto per pure Zambelli l'ho recuperato e l'ASIC forse la prossima settimana dovrebbe stare con noi, ma fino agli altri abbiamo cercato, insomma, lavoriamo come sappiamo per dare più condizioni anche lo stesso Ruben Olivera, perché insomma è un ragazzo che sta più indietro, diciamo, di preparazione e quindi ha bisogno di lavorare il ragazzo, però insomma, ha dato la piena disponibilità perché sa che questo è uno di qualità, un giocatore che veramente può darci molto, insomma è stimolato, è motivato, però sinceramente insomma, sa anche lui, come l'ho visto io, Non se è un l'aspettava, po' insomma, che così indietro. indietro, eh? Sulla parte No, aspetto atletico. no, no, vabbè. Ha fatto 50 minuti, se non ha fatto un tempo discreto, però sicuramente la condizione deve migliorare, non è che me l'aspettassi di più o meno, questo non lo so, io ho visto insomma comunque un ragazzo che ha bisogno di lavorare per poter poi darci quello perché è un ragazzo insomma di qualità, che è un giocatore, la struttura fisica anche, insomma, ecco, infatti. Impressione era che la sconfitta di Lanciano avesse lasciato un po' un segno, nel senso tutte le sconfitte chiaramente lo Certo. lasciano, però quella di Lanciano in modo particolare e anche che altra settimana che poi aveva portato al Bari, fosse stata un po' tesa. La vittoria di Bari ha spazzato via tutto, è stata una Sì, settimana migliore da questo punto di beh, vista. sicuramente insomma, sarebbe normale dire, è scontato dire che le vittorie Però danno era stata tranquillità, più danno. tesa No, quella no, 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 settimana. sicuramente, beh, ma perché secondo me il fatto del mercato è una settimana non che c'era ancora il mercato e quindi si concludeva il venerdì prima di Bari, per cui secondo me, ma pure anche la, ripeto, c'era proprio il mercato, insomma, quindi non poteva essere una settimana come le altre. Adesso abbiamo un gruppo, abbiamo parlato ai ragazzi, insomma, la società si è fatta sentire in questo senso, abbiamo un gruppo, questo qua rimane, il mercato è finito, chi magari poteva anche avere l'idea di andare via o no, o magari non rientrava in certe situazioni, è rimasto e io sono comunque lo stesso, in ogni caso contento perché quando dissi all'inizio che la squadra comunque era competitiva, che mi piaceva come rosa, sapendo che poi all'inizio c'era molta emergenza, no? Sapendo quando avrei recuperato tutti, quando avessi recuperato tutti quanti, sicuramente il gruppo era buono e lo ha dimostrato proprio il ragazzo che magari era stato anche preso in considerazione come Sabba, che Sabba quando è entrato
10 minuti finali si è messo in un ruolo tra l'altro che non è il suo, quindi ha dato la massima disponibilità, è entrato con la testa giusta, perciò sono contento, sono soddisfatto. Sì, uguale del rigore, ah sì sì, ma guarda il rigore, devo essere sincero, io l'ho visto come ribatte bene, quindi non può, voi magari siete, qualcuno è rimasto magari sorpreso per il suo modo di come magari ha preso le cose, oppure al di là della responsabilità, no? Qualcuno mi ha anche detto come è partito, sembrava invece no, lui fa per il rigore, ribatte così, ribatte molto bene, l'allenamento ha acquistato, ho detto che sta scommessa, no? Col portiere ucraino, quindi la dichiarata mi sembra, no? L'ha confessato lui. Perciò no, io ero tranquillo sul rigore di Sorigna, che diciamo sono giocatori che hanno qualità e poi gli serviva magari per prendere un po' di morale, infatti comunque il ragazzo è contento, ci ho parlato comunque con la squadra, sanno che insomma questa è la squadra che deve arrivare fino a fine stagione cercando di ottenere il massimo, si può secondo me fare bene, questa settimana sicuramente sarà una settimana tranquilla, al di là che è lunga, un po' così noiosa perché è lunga la settimana, però una settimana passata bene, insomma. Dobbiamo avere quella consapevolezza di essere una squadra che può mettere in difficoltà tutti e quindi pensare insomma di andare a novare e cercare di ottenere il massimo, insomma questo senza proclami, senza non voglio di domani tre punti vinciamo a Novara. Dico solo che però dobbiamo essere insomma consapevoli che la squadra è forte, c'è, e quindi dobbiamo sempre ottenere il massimo in ogni gara, sempre il massimo in ogni partita. La partita con Bari le ha detto qualcosa di particolare, magari sia sui singoli, sia magari sull'atteggiamento, visto che nell'ultima mezz'ora non c'è stata partita, è stata un'altra partita rispetto a prima. È servita la differenza con la squadra di tutta la prima. Sì, questa è una squadra che deve avere quella consapevolezza, che a volte magari non dimostra magari nel corso della gara per 90 minuti, però... spesso ci sono stati momenti difficili in queste partite della mia gestione, che la squadra comunque ha sempre reagito bene, magari a volte abbiamo dovuto prendere un pugno per poi dopo reagire, però secondo me ha sempre comunque reagito, ha sempre fatto delle prestazioni buone, a parte una o due partite, una magari probabilmente può essere Lanciano, che poi alla fin fine io secondo il mio modesto parere sono le due sconfitte in grande gestione che possono essere catalogate come magari partite, l'Avellino sicuramente e Lanciano, ma perché secondo me Lanciano era anche il campo, tutto il resto, ci sono stati tanti condizionamenti, però poi la squadra, io sono soddisfatto di quello che ha fatto nelle, di quanti hanno fatto 17, 17, 17, 16, quindi io sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra. È anche cresciuta, insomma, secondo me è cresciuta in tutti i sensi. Dobbiamo ritrovare insomma il gioco come avevamo insomma nella prima parte fino a dicembre, ovviamente, perché vabbè, queste due partite, Lanciano e Bari, sono state un po' particolari, quindi magari non abbiamo giocato poi così bene, in parte Lanciano, il campo, ma anche col Bari, magari più nel secondo tempo. Però la lezione c'è stata, la squadra è consapevole, dai, io vedo insomma l'atmosfera, sento che c'è un'atmosfera positiva insieme alla squadra, a tutti quanti, insomma parlo con i ragazzi a volte individualmente, quindi credo che cercando di inculcare insomma la mentalità, questo fatto di poter aspirare a qualcosa di importante, possiamo pensare di fare qualcosa di importante, ma se lo vogliamo, insomma, se ne siamo consapevoli, senza battute d'arresto, insomma, senza non so, cose particolari, pensieri negativi, non so, che poi non devono esserci, insomma, questa è una squadra competitiva, insomma, che può fare bene e può lottare, ripeto, attraverso, abbiamo prima 50 punti, ovviamente il campionato è lungo, ci arriveremo, però può lottare attraverso i playoff per fare un salto importante. Ma prima dei recuperi, chi sta recuperando, sì. Chi più, chi meno, non ha ancora però questo il tempo di pensare a cambi, stravolgimenti sì. Tattici, ad altre impostazioni. Sì, no, io di base, io, diciamo. In generale credo, cioè, ho un'idea che è quella, insomma, scoperto o meno, però penso che questo sarebbe un peccato non sfruttare insomma i giocatori davanti che abbiamo, tra l'altro io ho un sistema anche che ho fatto nel passato, quindi mi piace anche, no, diciamo, una difesa a quattro, dei recuperi, guardate la squadra dove poteva stare insomma nell'emergenza, io credo che sia fatto qualcosa di importante, ma adesso questo è stato fatto, dobbiamo pensare
al proseguo, e dobbiamo fare altrettanto di più importante di quello che abbiamo fatto. Però secondo me si è fatto qualcosa di importante, perché nell'emergenza continua che c'è stata, voi lo sapete bene, perché se lo avete conosciuto la realtà, cioè sapete quello che è successo in questo periodo mio, io penso che i ragazzi hanno dato molto, insomma la squadra ha fatto veramente bene. Per 7 punti dalla seconda sono pochi, rispetto a quello che è successo in tutto l'anno. Certo, certo, come no? Beh, invii, che si possono, due vittorie, che sono, sono quelle due vittorie, un pareggio, ma due vittorie, ragazzi, sono, cioè, sono pochi. In Serie B, se non si va forte là davanti, tutti non vanno forte, quindi è un campionato molto equilibrato. Io penso che quest'anno si arriverà che raggiungere anche i playoff, che nelle ultime gare ci saranno squadre che balzeranno, può darsi anche dentro, ma dipenderà dai risultati positivi o negativi, però potranno, proprio per questa incertezza nelle partite, potranno balzare magari dentro i playoff, oppure potrai scalare magari anche 3-4 posizioni, magari sei settimo, le ultime 2-3 partite potrai ritrovare magari terzo, perché io credo che sarà una classifica molto 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 corta. E penso che anche le prime due non saranno così sicure rispetto anche le prime due tra loro, tra la seconda e la terza, non credo che saranno sempre così tranquille, che basti pensare che adesso insomma c'è a 40 punti di dati sarà 38, quindi è molto equilibrato. Quindi. Un dato alla seconda, sì. Di ritorno il Verona fa 46 punti della terza. Per il tipo di campionato che è quest'anno, leggiamo i numeri come voi scrivete, cioè, è quello, quindi da quello che si vede si rischia di perdere con le terzultime, con le penultime, no? E anche le prime fanno fatica, e quindi insomma credo che sia un campionato, ma secondo me è bello, secondo me sembra un campionato bello questo qua, per l'incertezza che comunque propone, ecco. Poi magari la qualità, per carità, non stiamo discutendo con la qualità, però secondo me è un campionato, quando è incerto è bello, perché comunque tutte possono aspirare, ci sono 8 posti e quelle davanti stanno lì, stanno lontanissime. Ma quindi secondo me adesso anche questa incertezza, sì, fino a che non saremo, diciamo, proprio gli sgoccioli di questo campionato, non arriverà un giorno in cui si potrà dire qual è ufficialmente l'obiettivo di questa squadra. Non potrà mai essere l'obiettivo, io dico, ripeto, è sempre attraverso i playoff, però perché uno non coltiva, cioè deve coltivare l'ambizione di poter fare anche di più, cioè ci deve essere l'ambizione nei ragazzi, negli allenatori, in tutti quanti, insomma, che si può fare di più e si può ottenere il massimo, si deve sempre ottenere il massimo, per cui i ragazzi questo lo sanno, credo che dentro di loro la coltivano questa ambizione, insomma, perché sarebbe bello, insomma, però è chiaro che adesso con questa incertezza l'obiettivo non potrà mai essere o prima o secondo, o i playoff, o i 50 punti della salvezza, insomma. Però credo che sia questo, insomma. Rispetto alla gara di settimana fa, ha un po' di scelta questa volta. Sì. Magari possiamo aspettare anche qualche puntatura. Sì. Ma adesso quello lo vedremo più che adesso, magari lo vedremo magari quando poi abbiamo recuperato tutto, però c'è sicuramente più, c'è più scelta, diciamo, però adesso di mandato, insomma, praticamente ci sono state delle. Ma direi di sì, perché comunque, ma non questo per non per sminuire il lavoro dei ragazzi, però. Se l'allenatore già ha deciso, insomma, non ci sono dubbi, sono quelli. Ma non credo che se perché secondo me sì, no, sì, ho mescolato, insomma, però al di là di tutto i ragazzi sono quelli che mi danno tranquillità, insomma, per scegliere, però è chiaro che dopo io ho fatto anche le analisi, ovviamente le valutazioni che fa ogni allenatore e le partite giocate, anche il sabato ci sono state delle prestazioni importanti in un certo senso, però mi fa piacere che dietro ci sono ragazzi che stanno, che si calpitano per arrivare, per passare davanti, e questo crea solo qualità negli allenamenti, alza la concorrenza, tutte queste cose qua, e dà i dubbi all'allenatore, che però io sono contento perché ho passato dei momenti di vacche madre, come si dice, molto perché in emergenza, però, inventarsi i ruoli non era semplice, però con le prestazioni e con i risultati spesso, per esempio domenica, sabato scorso, sì, negli ultimi, in quel secondo tempo, sì. Che non ci si è accorti che mancavano tre come Bundesliga, cioè, io lo ribravo,
Io vorrei fare un plauso a te, questa è una cosa che dà soddisfazione per l'allenatore. Hai ragione, cioè io pure mi insomma, alla fine poi dimentichiamo, perché quando poi ho messo dentro Valotti e Corbia, per dire il bambino ha fatto vedere quello che ha fatto, Daniele è un giocatore, e quindi cioè, per dire Caracciolo che stava fuori, e poi dopo pensi, oh, però c'avevo fuori magari il Bombo, avevo fuori il Budel, che era all'ultimo momento, Zambelli, un altro giocatore, per questo sono contento e soddisfatto che i ragazzi. Vorrei sempre che danno di più, perché sono uno che comunque anche verso me stesso ho sempre preteso molto di più, sempre stato anche da giocatore uno molto autocritico, cioè, quindi cercavo sempre di fare, di migliorarmi, di fare sempre di più, dai ragazzi lo voglio lo stesso, però sono contento di queste risposte. A proposito del bambino, come si chiamate lei, tanto bambino, ci rivolgiamo. Lo trattiamo da bambino, cioè da bambino. Nel senso che lei bastone, carota, movimento. Io penso che quei ragazzi, penso che quei ragazzi giovani, cioè sempre penso di avere un rapporto e di gestire bene i giovani, dove sono stato, magari non conoscete il mio passato, perché ovviamente non è più una vergogna, però in Romania ho fatto dei preliminari d'Europa League, mollo a Steaua con un centrocampo di un 18enne e un 19enne, per dire erano dei preliminari terzo turno, secondo e primo per andare dentro il gruppo di Europa League, con lo Steaua era un periodo dove lo Steaua, che la Juventus della Romania può essere considerata, aveva pochi soldi, c'era cioè da ricostruire, giocava a centrocampo un 4-4-2, giocavo con due mediani che erano un 18enne e un 19enne. Cioè, non è che io i giovani l'ho sempre fatti giocare, se li vedo che sono validi, però poi li gestisco anche, perché il giovane non va buttato così, no? Io penso che, ritornando anche al discorso magari di sabato, cioè secondo me era un azzardo, no? Visto che poi torniamo a vedere sabato, magari poter cominciare subito con delle punte che non erano magari concordie, per dire che era, no? Con la condizione fisica precaria e con un bambino, perché poi dopo invece durante la gara è diverso l'approccio degli stessi giocatori e di uno stesso giovane che entra, non ha quella responsabilità e quindi fa meglio e gioca poco più a testa libera. Perché non è che gli abbia chiesto chissà che cosa, doveva solo fare quello che ha fatto, ma non gli ho chiesto nulla di particolare, insomma ha fatto quello che sa fare, insomma. Ma lo schieramento. Per cui ripeto, no, quello per un discorso che ho letto, varie insomma, critiche, cose generali, però ho pure anche risposto dopo la partita, però insomma le scelte mie non le rimango assolutamente, penso che quelle erano le uniche scelte che stavamo da fare. Il resto avevamo cominciato contro il Cesena e voi giornalisti avete scritto che sarà una bella partita contro il Cesena con Grossi davanti e Soligna dietro, quindi non è che. Cioè, secondo me quelle erano, al di là che con Budel, però sono stato contento che ho fatto 50 minuti magari a Olivera, rischiando un po', è chiaro, non potevamo sapere bene la condizione quale era, però secondo me poi ho fatto 50 minuti. No, sta un po' meglio, ma ogni giorno che passa il ragazzo insomma acquista, no? Cioè, è chiaro che non sappiamo quanto. Ho già risposto alla domanda. La domanda di Zeb è bene che non me la fate. Ascolti, lunedì si incontra il Novara, logicamente sì. Sa che c'è anche questo primo confronto con Calori, che è l'allenatore di lei. Certo, vede una particolare pathos in questa partita, cioè c'è soltanto il rischio di una partita qualsiasi contro una squadra comunque forte, perché si è anche rafforzata parecchio, o c'è anche poi il problema di dover affrontare un ex allenatore che qua è stato molto amato prima di lei? Sì, no, io penso che il pathos c'è, credo, per qualche giocatore. Se un giocatore è riconoscente, ha fatto bene, si è trovato bene con un particolare allenatore, io credo che io da giocatore, insomma, se incontravo, che ne so, nella mia carriera, incontravo Galeone, che ne so, che mi aveva fatto fare la carriera, mi aveva fatto esordire in Serie B, per me era il massimo, come negli anni quando ho incontrato poi Zeman, come l'anno scorso quando con Pescara incontrò Zeman, che è stato il mio allenatore alla Lazio, che ha fatto due stagioni straordinarie, quindi credo che ci sia un po' di pathos, poi resta al giocatore dare per la maglia che indossa il massimo senza pensare ad altro, credo che sarà così per i ragazzi, però io penso che giustamente un ragazzo che non fosse riconoscente, un allenatore che ha fatto bene, quindi c'è quel palo, se no con l'emozione di rivedere un allenatore che è stato un annesso, solo che parlare bene, innanzitutto non lo conosco bene come persona, però mi sembra un ragazzo veramente bravo, Alessandro come un bravo allenatore, per cui però chiaro che noi vogliamo vincere, come ha detto lui giustamente, che vuole vincere, no? Deve vincere anche lui. Come pericolo di partita, invece quali vede? Pericoli, il Novara è una squadra comunque che non,
la classifica che ha, credo che non la meriti. Adesso si è rinforzata bene nel mercato di gennaio, credo che ha preso dei giocatori importanti. Io conosco bene, conosco Perticone che ha giocato come Salugliani, come a Modena, e anche rivedere questo ragazzo mi fa piacere, perché abbiamo passato momenti difficili ma anche molto, molto belli a Modena. Però conosco benissimo tutti gli altri giocatori, come giocatori, come tipologia di giocatori. Ma davanti a un attacco importante, insomma, di Gonzales, Lazzari, che è molto bravo, questa è una giornata positiva, molto bravo, estroso, tecnico, come lo stesso Sansovini, sono giocatori importanti, cioè ha una squadra adesso importante, insomma, dai il Novara, quindi credo che risalirà la classifica, speriamo dopo la partita di sera. No, però io non cambierei i miei attaccanti con nessun parco attaccanti della Serie B, dal Palermo a scendere in giro. Io non cambierei, ne so, il trio, mettiamolo, ne so, Corbia, Caracciolo, Sodigna, non li cambierei con nessuno dei attaccanti dal Palermo a scendere in giro. No, adesso parlo dei giocatori più rappresentativi, insomma, i giocatori, ecco, pensando in un futuro, chissà se si potrà fare un 1-2, non li cambierei con tre attaccanti di nessuna squadra. Io lo schieramento estremista degli ultimi minuti, però non è che è stato così, sì, è stato ormai estremista, chiaro, uno doveva vincere la partita, ho cercato, insomma, però è stato giudizioso, per esempio Saba, non è che è andato in giro per il campo, gli dice va dentro e fa solo vedere, perché noi abbiamo giocato con un 4, adesso non per dare il numero, non contro, scusate, però abbiamo giocato 4, ho letto 4-1-4-1, non era così, 4, 3 centrocampisti sempre, 1-2 abbiamo giocato, cioè le due punte erano Valotti e Corbia, il trequartista era rimasto Sodigna e Saba è entrato al posto di Scaglia, ma nello stesso ruolo, mezzo destro. Ecco, lo dico così perché magari uno è stato sempre lì a mezzo destro, poi dopo da lì, da quella posizione lì, lui si è inserito centralmente proprio nella zona della mezzala destra, dell'intermedio, facendo il rigore, no? Proprio in quella lì sul tacco di Corbia, sulla palla che dopo è stata data Corbia sul tacco, lui si è inserito bene, quindi ha fatto la mezzala, quindi noi non è stato ecco, puoi dire sì, Scaglia magari rispetto, non so, Sapri rispetto a Scaglia, è offensivo, è uno che gioca là davanti, però è stato anche giudizioso quei minuti finali, perché comunque ha mantenuto la sua posizione al di là del gol e del rigore causato, e quindi è stato comunque bravo, i quattro ieri si sono comportati bene, nonostante pure che c'era a sinistra, anche lo stesso era, se non sbaglio, no, a sinistra come indicato, dei quattro era Camigliano, per dire, ha spostato lì per tenere quella zona lì. Poi dopo ho chiesto sia a Palotti di dare un'occhiata magari sulla sinistra, ma gli ultimi minuti proprio, di dare un'occhiata, di recuperare magari quando faceva quelle scosse, che quella costava molto spesso, perché ha dato tutto a un ragazzino, perché entra e va a attaccare tutti, e magari tieni d'occhio un attimo la fascia sinistra, no? Però era un 4-3-1-2 quando sono andato, però è chiaro che non è ritrovo con il terzo, con tutto rispetto, sì, tutto penso di certo, tutti di marca offensiva, dal profilo offensivo. Posto? Sì.